finiti ufficialmente gli esami di maturità 2012. I 2703 studenti della provincia di Arezzo si sono recati di nuovo sui banchi delle proprie classi per la prima giornata di prove. Questa mattina, tra la tanta emozione e le mancabili vampate di calore a causa dell'ansia preesame, le centinaia di studenti si sono rimboccati le maniche e si sono messi al lavoro per la prima prova di questa maturità, ovvero il tema di italiano. Quest'anno la vecchia e cara busta contenente le tracce dei temi non c'è. Il documento è arrivato via web attraverso il sistema del plico telematico. Le tracce sono strettamente legate all'attualità: i giovani e la crisi, la responsabilità della tecnologia e della scienza e poi quello storico, ma pur sempre attuale, l'analisi di una frase di Hannah Arendt sullo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. Per quanto riguarda l'analisi del testo, è relativa ai versi di Eugenio Montale, il saggio storico-politico chiede di parlare del bene individuale comune, molto atteso anche il tema scientifico. I pronostici parlavano della figura di Steve Jobs, non ci hanno azzeccato ma solo per un pelo. Il tema infatti verte sul principio di responsabilità, un'etica per la civiltà tecnologica, e chiede anche un'analisi di brani scelti fra scritti di Primo Levi, Leonardo Sciascia, Pietro Greco e Margherita Hack. Oltre 2700 ragazzi in queste ore sono dunque impegnati di fronte al foglio bianco. Sono alunni di 138 classi divise a 9 commissioni. Le classi più numerose sono quelle dei licei scientifici, classici e magistrali, poi quelle degli istituti tecnici. Tanta tensione questa mattina con le classiche scenate di ansia preesame.